mi torna in mente questo campionato western di un periodo da piccolo che andavo con papà, magari ha fatto un'intervista su questo, su un set di un western comico con Pianello e Walter Chiari. E perché mi è tornato in mente? Mi è tornato in mente che in fondo in realtà noi siamo stati molto molto affascinati dagli attori minori dei film di papà, apparentemente minori. I nostri idoli assoluti erano Vianello, Raimondo Vianello, una persona meravigliosa, proprio meravigliosa. Veramente un applauso per Vianello, perché se lo mai era proprio un genio. Ma soprattutto con Paolo Panelli. Paolo Panelli era un altro grandissimo. Allora vi racconto una cosa che mi fa tanto ridere, ci metto un attimo a farla ridere. Panelli aveva un debole soprattutto per Carlo. Gli piaceva tanto Carlo. Nell'ultimo periodo della sua vita, Panelli, che era veramente un fenomeno, lui faceva delle scenette nelle quali Mastroianni faceva la spalla, era considerato da chi faceva questo lavoro il più bravo di tutti. Panetti era un genio, andava nella fine della sua vita, che era già morta a Bice, a mangiare in un ristorante che si chiama I Due Ladroni, dove io andavo, e stava da solo. Quando mi vedeva, e dico, hai parlato con Carlo? Ma gli hai detto ancora del film? Allora devo ripetere, Carlo deve girare un film con me protagonista che si chiama Piazza Benzizza. Il film comincia all'alba, Piazza Benzizza, ma c'è una piazza di Roma, dove escono gli autobus. Io esco di casa, vado dalla tintoria, gli rompo i coglioni. Vado dal macellaio, mi impiccio, gli rompo i coglioni. Vado dal farmacista, mi impiccio, gli rompo i coglioni. Torno a casa, mangio. Pomeriggio riesco, gli vado alla tintoria e gli rompo i coglioni. Vado alla farmacia, torno a casa, mangio, gli autobus ritornano, fine, è un capolavoro, via Carlo, vinciamo tutti i festival. Un applauso per Paolo Panelli. Improvvisato lì per lì, immagino, eh? Improvvisato lì per lì, vedendo di passare. No, quasi. Sempre, come dicevo sempre, ma avevamo un affetto per tutti questi attori qua. Erano Salce, come era simpatico Luciano Salce, come erano simpatici. Poi ci sono degli attori simpatici, altri no. Per esempio, simpaticissimo è Villaggio. Noi abbiamo fatto solo due film, uno molto carino a Londra, si chiamava Io Non Speak English. Invece il secondo, il brutto film che abbiamo fatto, che si chiama Banzai, che abbiamo fatto perché Paolo voleva, voglio andare a mangiare a Tokyo i sushi. E noi abbiamo fatto, in realtà, abbiamo fatto una schifezza di film in cui però ci siamo divertiti proprio. Risentite come va, una schifezza di film. Quella era una schifezza, certo sono carini, certo sono carini.